Arezzo si meritava una mostra come questa, perché mio padre è considerato il primo design orafo aretino e il ricordo che ho di mio padre è quello seduto alla scrivania a disegnare. In mostra sono presentati i gioielli, le creazioni, ma anche i disegni, i progetti di Bruno Galoppi, che ha legato tutta la sua carriera con la Gorizucchi, con la 1R, dagli anni 50 agli anni 70, alla fine degli anni 70. E quindi oggi ho realizzato veramente un sogno a cui sto dietro da tantissimi anni. E grazie al professor Torriti dell'Università degli Studi di Siena, grazie anche alla Fondazione Bruschi, sono riuscita a realizzare una mostra che credo sia, non perché è mio padre, ma lo specchio di un momento storico, forse che la città, il migliore che la città abbia vissuto, gli anni 60 e 70. Il fashion designer e anche l'oreficeria furono influenzati appunto dalle immagini che arrivavano dalla Luna e dallo spazio, immagini che si coniugano però bene con tutto il periodo informale dell'arte italiana, e infatti in mostra insieme ai gioielli di Galoppi ci sono dei dipinti proprio per coniugare questo rapporto tra Galoppi e le arti maggiori. L'importanza di ospitare per Casa Bruschi, di ospitare una mostra di questo tipo? La mostra si inserisce nelle attività di Casa Bruschi, quella di aprirsi alle realtà cittadine, ma realtà cittadine che hanno una forte caratura culturale e quindi si possono aprire a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Credo che Bruno Galoppi sia una scoperta importante per la cultura delle arti applicate e dell'oreficeria, quindi l'importanza è proprio quella di collocare un protagonista del design degli anni 50 e 70 in un panorama nazionale e internazionale. Ma ce n'è uno a cui è più legata? Sì, devo dire di sì, è proprio questo, il cratere lunare, che mio padre fece appunto in occasione della scoperta dello sbarco sulla Luna, e che poi questo spillo lo regalò a mia madre, e quindi ha un significato affettivo molto forte, ma credo che chiunque lo guardi possa capire anche, diciamo, la creatività che c'è dietro a una realizzazione del genere. E quindi è un'occasione importante per venire ad Arezzo e trovare un personaggio, un protagonista della cultura del nostro Novecento.